partendo da questo percorso qua, il fatto che 3 anni fa la JP Morgan ha dichiarato ufficialmente, quindi hanno gettato la maschera ai mandanti veri di questa operazione di revisione storica per quanto riguarda il nostro paese, è proprio questo, cioè il fatto che i tecnici governativi o l'eccapiedi di quel progetto lì alimentano non il dubbio, ma il fatto che esistano delle parti separate della Costituzione, questa è una balla assoluta. La Costituzione è un tutto organico, dai principi fondamentali alla struttura dello Stato e del governo. Quindi, come dicevo prima, il governo non è indipendente da tutti, ma deve stare sotto il Parlamento. È il Parlamento che determina se il governo ha da stare in piedi o no. Diversamente, se i parlamentari sono nominati, il gioco è che i lavoratori, i ceti popolari non avranno mai più accesso a nessun ambito nemmeno partecipativo. Quindi dalla JP Morgan, passando dopo il 45, c'è tutta un'operazione storica che non è da 3 anni, quindi, che c'è questa operazione di smantellamento di questa Costituzione, che è antifascista perché dichiara che la ricostruzione del fascismo, ma è antifascista perché ha un concetto sociale della partecipazione democratica di questo paese, cioè che i lavoratori nel loro insieme hanno diritto e dovere di determinare i percorsi economici di liberazione delle persone, quindi dentro questa Costituzione la persona è al centro, viceversa quando si afferma che la regola è il mercato, ragazzi, c'è chi vale 1 euro e chi non vale un cazzo, semplicemente. Questo è quello che ci si aspetta. Quindi io mi avvalgo di 3 costituzionalisti, Marco Mori, Giuseppe Palma e Felice Besostri, che spiegheranno bene l'operazione di revisione storica di questa Costituzione. Aspetta un attimo, allora facciamo intervenire subito un comitato di lavoratori precoci, che è una battaglia sociale, che questo è il tentativo che abbiamo voluto fare, provare a legare la questione in generale sulla Costituzione con le battaglie sociali di diritto sociale, sottolineo, differenza tra diritti civili, se i soldi sono uguali per tutti, ma i diritti sociali invece, se si mettono in discussione i diritti sociali, i diritti non sono uguali per tutti, se sei ricco ce li hai, se no no. Questa è una roba elementare che secondo me i partigiani vanno ricordati anche alimentando questo conflitto. Grazie. Bravo. Allora, parlo io a nome dei precoci e anche esodati, qui ci sono anche questi. Poi noi siamo a Milano con un altro movimento che è quello dei disoccupati, ma lascerò la parola a Mario Bonetti, che è il nostro portavoce. Noi stiamo facendo una battaglia anche noi in questi giorni, cioè il 25 aprile ricorre come liberazione, noi invece abbiamo iniziato adesso a fare questa lotta, che è una lotta di rivendicazione dei diritti. I diritti acquisiti che quella Costituzione garantivano, che invece oggi un governo o dei governi, perché qui non possiamo dare solo la colpa all'attuale governo Renzi, ma sono stati anche altri, anche i governi precedenti che hanno portato questa situazione, che è quella che tutti conosceranno con la famosa riforma Fornero, quella che ci ha strappato i nostri diritti o che ha cancellato quell'accordo che avevamo fatto con lo Stato, che era quello che al momento che noi iniziavamo a lavorare sancivamo un rapporto che sarebbe durato 35 anni. Alla fine di questi 35 anni saremmo potuti andare in pensione e invece in questo momento ci siamo trovati con una riforma fatta nel 2011
dove questi periodi vengono allungati pesantemente, perché non è che si tratta di qualche anno, ma si tratta di 5, 6, 7 anni. Si tratta di qualcosa di ancora più pesante se guardiamo anche i giovani che sono in questo ambito di questo dibattito, perché i giovani, se tutto va bene secondo la famosa busta arancione che il nostro amico Boeri sta presentando a tutti, arriveranno anche a 70 anni, forse anche qualche anno di più. Allora, a questo momento siamo dovuti scendere in campo formando dei comitati, perché nessuno ci sta difendendo in questo momento, purtroppo, dico purtroppo, nemmeno i sindacati, che questo sarebbe stato il ruolo principale, perché se nel momento del 2011, in quel momento quando si faceva la riforma Fornero, i sindacati fossero scesi in piazza difendendo i diritti dei lavoratori, noi in questo momento non saremmo qui a discutere di altro. Saremmo qui sicuramente a discutere del 25 aprile, magari neanche della riforma, perché se in quel momento ci sarebbe stata una lotta e tutti sarebbero stati consapevoli e avrebbero lottato, non ci sarebbe stato neanche il governo Renzi. Di questo ne sono convinto. Grazie. No, e purtroppo questo mi amareggia di più, perché quando mi danno ragione mi incazzo ancora maggiormente perché purtroppo valuto il fatto che quando uno ha ragione però dall'altra parte fanno finta di non capire. Ci siamo trovati costretti a formare dei comitati per tutelare in parte le nostre, per cercare di rivendicare i nostri diritti, non tutti lo sanno, ma in questi giorni forse è passata